Ciao, benvenuti in un nuovo video. Allora, come avete visto dal titolo, oggi apriamo il calendario dell'avvento di Vrochet, che è questa casettina molto carina. Non vado a leggere dietro perché c'è lo spoiler. Comunque sono 24 caselline ed adesso guardiamo assieme. Il prezzo è di 49,95 € ed è più che acquistarlo dalle consigliere ed è meglio andare in negozio se l'avete disponibile, perché in negozio c'è, mentre farlo arrivare tramite altre persone è molto più difficile, quasi impossibile. Perché è vero che rispetto agli altri anni hanno fatto un numero maggiore di edizioni limitate, in questo caso del calendario, però l'hanno mandato a tante persone, infatti l'hanno mandato anche a me. L'hanno mandato a me e l'hanno mandato davvero a tante persone, quindi spero che ne abbiano fatti davvero tanti. Comunque, adesso andiamo a vedere che cosa contiene per vedere se ne vale la pena o meno. Allora, come sempre vi ricordo di guardare fino alla fine questo video, essere iscritti al canale e lasciarmi un commento dicendomi che cosa vi piace di questo calendario, se vi piace qualcosa, se volete darci un voto, perché tengo da parte qualcosina per voi, per una di voi che estrarrò, per fare qualche regalino di Natale. Quindi, ed magari dopo vi dico tutto alla fine. Comunque credo che questo sia l'ultimo calendario che apro, almeno che non mi propongono altri o non ne vedo io altri, ed è quindi si può iniziare a guardare sotto i vari video dei calendari che ho fatto, che ho unito in una playlist, e vedere se ci sta si tratta. Comunque sia, vi contatto io. Dunque, apriamo questo calendario alla fine, vediamo. Si apre così. Bello comunque i colori blu ed è fatto così, ok, ed è fatto da tante caselline che si aprono, quindi si estraggono. Dunque, è proprio fatto carino, però io non so come farvelo vedere così, però come faccio a tenerli in mano ogni volta? Lo appoggio, facciamo che lo appoggio e magari lo vedete anche voi così più o meno. Allora, la casellina numero 1. Ecco, cosa che noto subito, bellissima la confezione, ma trovare i numeri è una vera impresa. E infatti l'uno non lo sto trovando, partiamo benissimo. 4. Ora mi viene da pensare, ah, eccolo, uno. Questa qui. Quindi è proprio fatta a scatolina. Allora, non leggete cosa c'è scritto in francese e in inglese perché è uno spoiler. Quindi io so già che nella prima casellina c'è, eccola qua, il gommage alla granite, gommage per il viso, esatto. E questo è un 30 ml, quindi è una full size e ci piace, si parte bene. Andiamo alla 2. È sempre una grande impresa ed è bella grande. La 2 è questa, quindi sempre non leggiamo, vediamo. Pomme d'hiver Winter Apple è un gel doccia da 50 ml, eccolo qua. È nella confezione, nelle profumazioni di edizione limitata per Natale, quindi mela d'inverno. Sono curiosa. È mela, è davvero mela. Questo è buono, ci piace. Andiamo alla 3. La 3, se la troverò mai. Eccola qui, questa con l'uccellino. Ed è Sensitive Camomille acqua micellare da 50 ml. Buona, la linea per pelli delicate, l'acqua micellare serve sempre, quindi ok, andiamo alla 4. Eccola. Questa qui. Idra vegetale, esatto, gel detergente. Da 30 ml, questo, buona linea anche questa, già detergente purificante, e abbiamo aperto la 4, quindi la 5, eccola qui che è bella grande.
Ballanshine, questo è fantastico. Sì, è l'aceto da risciacqua per i capelli. Questo mi trovo benissimo. Credo che sia il solito. No, questo è l'agave. È sempre questo, alla colla il lampone. È fantastico, mi trovo benissimo ed è davvero ottimo. Quindi bello che l'ho trovato. Però a questo punto non mi ricordo il numero, dovrei tenermi qui. Ma vediamo cosa manca. 6. Eccola, questa è piccina. Piccina, ma è che piccino anche il prodotto. È una matita micro. Una matita nera, mini size oltretutto, ok, ma ci sta, matita nera ci sta sempre. Quindi 7, la 7, vedete come sto riducendo il calendario, la 7 è il tetto, quindi è questa qui, così. Vediamo, bello il tetto, ma è quasi vuota. È il Magnolia Tè Bianco. Bagno doccia alla Magnolia Tè Bianco da 50 ml e quindi andiamo alla 8 che avevo visto prima, eccola qui. È un profumino con lo spray, quindi bello anche da borsetta. Questo è Soleil, il profumo da 4 ml. Sembra buono, bello che è da borsetta, c'è proprio quello spray. Ci sono quelli che ho visto anche in calendari molto più costosi che invece devi pocciare il dito. Questo fatto bene, mi piace. Non mi ricordo già di nuovo più il numero. 9, questa qui. Questo è proprio questo è un sample, non è una mini size. Questi è quelli che regalano. L'Hydra Vegetal Gel Crema Idratante 48 ore non stop da 7 ml. Sì, ok, ma questi sono nei set già che ti regalano, però nel set. Questi qui sono le mini size che ti regalano con gli acquisti, con la cartolina. Questo è proprio un campioncino. Questo non è che mi piace tanto, però vediamo se solo quello ci può stare. 10. Bello, lo smalto lilla, bello, ed è la linea Go Green, quindi senza formaldeide. È bello, il colore è 10 rosa ortensia. Bello, bello, 11. Eccola qua con l'uccellino. Ecco, queste sono le mini size che ci piacciono. Gommage scrub da 30 ml per il corpo della Gommage Vegetal. Ottimo, ottimo, sempre ottimo. Questo qui mi trovo davvero molto bene. E 12, 12 con il cerbiatto. Questo ti dico già che è in full size. E la maschera gelée purificante alla menta. Full size anche questa, ci piace 30 ml, però queste sono full size e a questo punto non mi ricordo più 13. Ok, buona anche questo shampoo nutrizione per capelli secchi e lo shampoo, vero? Sì, 50 ml. Questo classico ma buono e poi la 14, ecco qua, è l'altro pezzo di tetto. Ok, questa è l'altra linea ed è sempre quella natalizia. Questa è Baci di Mezzanotte, Bis di Minuit, bagno doccia sempre. Ascoltiamo, sentiamo il profumo. Midnight Berry, ah ecco, frutti rossi, sì, mi ricorda davvero tanti frutti rossi. Diciamo che quella natalizia ci piace.
Quindi le abbiamo trovate tutte e due. Vediamo alla 15. Eccola, piccina, speriamo bene. Sì. Ah, Bis Diminuit, questo è il balsamo labbra, sempre della stessa linea del bagno doccia, ci piace. E poi andiamo alla 16. Questa. Altra mini taglia che ci piace. Douche Suja Grass Ultra Rich è un gel doccia con il burro di karité per la pelle ultra secca da 30 ml. È un balsamo lavante, dice di essere. E questa è una taglia che ci piace. 18 con l'altro cerbiattino. Questo è il mascara full size. Super Pulp, ottimo, davvero fantastico. E se vi piace il volume, questo è un super mascara nero fin dalla prima applicazione, ottimo ed è full size. Penso che costi sui 19 euro, 16-19 euro già solo quello. Quindi andiamo alla 17. Non ho aperto la 17. Esatto, non ho aperto la 17, ma che brava che sono. L'apriamo adesso, non c'è problema. E nella 17 c'è una crema che io amo, l'Argan è rosa, la crema mani. Questa è fantastica, super fantastica, è full size. Quindi a questo punto la 19, perché la 18 l'abbiamo già aperta, la 19. Ecco, e qui ricadono nei campioncini da 7 ml. Ah no, però è la crema verde correttrice della linea Sensitive Camomile. È una crema leggermente verde, perfetta per la pelle che tende ad arrossarsi. Quindi ne basta davvero poca. Ci sta, però è in size. A questo punto andiamo con quelle con il 2. Quindi la 20. Questa piccina. Vediamo. Altro profumino. Questo è Cuir de Nuit. Cuore della notte, sempre col vaporizzatore, ottimo da borsetta, bellissimo fatto così, complimenti. 21, ci stiamo avvicinando, è questa. Già vedo un formato che mi piace. Latte idratante e 30 ml con l'aloe, valido per il corpo, valido. 22, questa volta non mi sbaglio, 22 era questa. E abbiamo balsamo siero multiuso. Ah sì, non lo riconoscevo perché devo la linea. Quindi è balsamo per i capelli in siero multiuso. Questo è un 3 in 1, quindi è perfetto per i capelli danneggiati, da usare senza risciacquo su capelli bagnati o asciutti, ed va usato 3 volte alla settimana e promette di essere riparatore. È un 30 ml, quindi ci piace. 23, quello con la volpacchiotta. Siamo arrivati quasi in fondo. 23, trovare uno smalto, niente. Però è lo smalto sempre da linea Go Green, questo è il colore Cerise Noir, il 16, è questo, ciliegia nera. Quindi a questo punto 24, io ho grandi aspettative, non voglio spoilerarmelo, quindi 24. Ci sta, ci sta, ci sta un rossetto. 156 matte. Lo apriamo solo per vedere il colore, non lo vado a swatchare perché sappiamo che alcuni prodotti vanno a voi, quindi lo apriamo solamente. Comunque è un full size. Bella la confezione. È il rossetto rosso, quindi abbiamo trovato il prodotto rosso. Ci piace, bellissimo il pack, da una parte lucido, dall'altra opaco, bello. Allora, chiudiamolo, ok? Questo è il calendario, è finito, che è diventata una
casettina, volendo, se si può fare il presepe dentro, carino. Non vi faccio vedere che lavoro di carta che ho qui, ma comunque sia, è tutto riciclabile. Vediamo ai prodotti. Allora, abbiamo detto 49,95. Abbiamo trovato due maschere per il viso in full size, che questo ci piace. Altri prodotti in full size sono la crema mani, ottima, e full size è anche il mascara, ci sta, il rossetto e gli smalti. Comunque sia, gli smalti ne abbiamo trovati due, quindi ci sta un colore più chiaro, uno più scuro. Il rossetto bello all'ultimo, il mascara ci sta ed hanno fatto bene a inserire questo. Nel mentre anche la mini taglia di matita nera, ma la matita nera c'è in ogni calendario, non ci si sbaglia. Poi, bella l'idea di aver inserito la linea natalizia, che era questa, però abbiamo trovato solo un balsamo labbra. Sarebbe stato carino trovare anche quello dell'altra profumazione, visto che esiste. Piccola nota, ma va bene. Allora, poi abbiamo, dunque, tanto devo parlare dei profumi. Apprezzo tanto il fatto che siano, ed è 4 ml, ve l'avevo detto, ma che siano così, con lo spruzzino, perché ho visto dei calendari davvero più costosi, Armani, anche Armani e Lancôme, tutte e due, che sì, bella la mini taglia, però è di quello con il buco che devi andare a, cioè, a prelevare il prodotto così e poi da mettertelo. Apprezzo questa cosa dello spruzzino, che non è una cosa che hanno pensato in molti, questa mi piace. Poi vediamo cos'altro c'è. Dunque, per i capelli abbiamo trovato il siero riparatore, lo shampoo della linea nutrizione, che è quello classico. Non abbiamo trovato un balsamo, non c'è il balsamo, però abbiamo il siero, che questo qua va bene, è universale. Poi abbiamo trovato anche l'aceto da risacquo, che non è assolutamente scontato, ottimo da provare, perché davvero, se avete provato l'aceto da risacquo, questo vi cambia tutto. Mi trovo davvero molto bene. Vediamo cos'altro per il corpo senza che mi cada tutto. Un bagno doccia di questa linea, il gommage per il corpo e la stessa sempre linea, il latte idratante per il corpo, ci sta. Abbiamo trovato anche base lavante, bagno lavante, come si chiama? Vediamo se trovo in italiano, crema doccia relipidante per la pelle molto secca, ok. Poi per il viso, oltre alle maschere in full size, abbiamo trovato l'Hydra Vegetal in questo formato, che ci sta, il gel detergente, l'acqua micellare struccante della linea Sensitive Camomille, e ci sta. Unica cosa che mi stona un po', secondo me, sono questi. Perché sempre dell'Hydra Vegetal, il gel crema idratante 48 ore ci sta, ma è davvero piccoli, cioè questi sono quelli campioncini che ti danno in omaggio, mentre queste sono le mini size, cioè questa misura, il 30 ml, è quella da viaggio, ma se sapete, con la cartolina ed è con un acquisto minimo ve la regalano, quindi ci sta già di più piuttosto che questi piccini qua, che non apprezzo tanto, sono proprio i campioncini. E l'altro è la crema correttrice verde, quella per la pelle sensibile, ci sta, è carino. Secondo me è un calendario che include un po' tutto, carino, bellino, sicuramente ci sta il prezzo, perché siamo a 20 euro solamente con due prodotti. No, siamo di più. Se volete ci guardiamo. Allora, eccomi qui, mi sono presa il catalogo per guardare. Allora, le maschere per il viso sono ad 4,95, quindi facciamo 5, 5, 10 euro, un po' meno. 3,95 la crema mani e poi abbiamo preso gli smalti, che sono due, sono a 4,95 l'uno il prezzo. Poi altri prodotti full size, 3,95 il balsamo labbra, che è sempre un full size. Poi ho trovato il rossetto, eccolo qua, 12,95, quindi ci sta. E avevo trovato anche il mascara, che è sempre un full size, a 14,95. Quindi, guardando un attimo il prezzo solo di questi prodotti, il calendario è ripagato, ci sta per questo. E mi sembra abbastanza inclusivo, carino, bellino. Cade tutto. Ok, l'unica cosa è che non mi va giù questa qui.
Proprio non mi va giù questa, però per il resto ci sta, è carino. Allora, a questo punto basta che accorcio, fatemi sapere voi se questo calendario vi piace, se vi ha ispirato. È una buona idea per provare vari prodotti, anche alcuni davvero molto molto validi, che non mi sarei aspettata e invece ci sono. Bella cosa. Fatemi sapere se lo acquisterete, se vi piace, e vi consiglio non dalle consigliere di bellezza perché non arriva il calendario, come sempre, ma direttamente in negozio perché lì ce l'hanno e hanno fatto un numero di una quantità maggiore di calendari quest'anno rispetto agli anni scorsi. E niente, io vi ricordo come sempre di mettere un commentino se volete partecipare all'estrazione di qualcuno di questi prodotti che effettivamente non ho aperto, sono ancora sigillati. Tranne il rossetto che avete visto, solamente estratto per vedere il colore. E basta. Noi ci vediamo al prossimo video. Ma no, voglio dirvi una cosa, quindi restate qui, restate qui, restate qui. Dunque, credo che questo sia l'ultimo calendario che apro, anche perché poi inizia dicembre e per adesso basta. Quindi, iniziamo ad andare nei video della playlist, nei video dove ho aperto i calendari per vedere se siete state estratte. Per ricevere alcuni dei prodotti. Comunque sia, non vi perdo perché sotto il vostro commento io vi contatto direttamente, quindi non rischiate di perdervi questa vincita nel caso. E noi ci vediamo al prossimo video. Alla prossima, ciao! Sono qui, ciao! Ti sei ricordato di mettere un commentino? Mi raccomando, mettilo qui sotto e ricorda di essere iscritto al mio canale, solo così potrai ricevere un regalino da me. Lo sai che estraggo ogni mese? Ciao!